Benissimo, oggi è Natale e proseguiamo sempre con la narrazione e l'analisi del racconto L'orrore nel Camposanto, no? Ero rimasto appunto alla cerimonia funebre di Tom Sproghiu, in cui risulta evidente che Thorndike, il suo nemico, impresario di pompe funebri, medita di seppellirlo vivo, in stato di morte apparente. Allora, ero rimasto esattamente a questo brano. Tom, riflette Stephen Barbour, aveva più volte preso a calci Johnny, anche se non senza motivo. C'era qualcosa in tutta la cerimonia che a Stephen dava sui nervi. Nell'aria si avvertiva una tensione repressa, un che di inquietante di cui non riusciva a darsi conto. Johnny non avrebbe dovuto avere il permesso di entrare in casa e lo sforzo che Thorndike si imponeva per non guardare il corpo, era perlomeno strano. Ogni tanto l'impresario di pompe funebri si tastava il polso con un'espressione curiosa, perché ci astrizza anche lui. Il reverendo Silas Atwood ronzava a proposito dello scomparso in tono piatto e piagnucoloso, e come la spada della morte fosse calata in mezzo a quella famigliuola per recidere il legame terreno tra il fratello e la sorella che tanto si amavano. Sì. Naturalmente, no? Altro humor nero. Parecchi vicini si guardarono, no, humor e basta, ecco, senza essere nero. Parecchi vicini si guardarono furtivamente a vicenda, sotto le palpebre abbassate, mentre Sophie cominciava veramente a singhiozzare dal nervosismo, no? Cioè, come per dire, sbrighiamoci a fare sta roba, seppelliamolo prima possibile. Thorndike le andò vicino e cercò di rassicurarla, ma lei si allontanò in modo evidente. I movimenti dell'impresario di pompe funebri erano senz'altro goffi e anche lui sentiva acutamente la tensione di cui era permeata l'atmosfera. Finalmente, consapevole dei suoi doveri come maestro di cerimonie, fece un passo avanti e annunciò con voce sepolcrale che il corpo poteva essere visto per l'ultima volta. Lentamente amici e vicini sfilarono davanti al catafalco, da cui Thorndike allontanò rudemente Johnny lo scemo, che la sapeva troppo lunga e quindi doveva stare all'aria. Pareva che Tom dormisse in pace. Durante la vita quel mascalzone era stato un bell'uomo. Alcuni singhiozzi genuini e molti contraffatti risuonarono nella stanza, ma la maggior parte della folla si accontentò di gettare un'occhiata con curiosità e mormorare poi. Cioè, evidentemente, magari qualche donna che si è invaghita di lui, magari si è messa a piangere sul serio, no? Magari qualche amante. Però per il resto la maggior parte ovviamente facevano finta di piangere, no? Ipocrisie, normali ipocrisie che sorgono di fronte alla morte. Si fa finta che il defunto fosse una cara persona di cui che mancherà a tutti, no? Cioè io alle volte penso, no? Quando penso alla morte di certe persone, se mi dovessi trovare a partecipare al funerale di persone che ho detestato, dico, sarà molto imbarazzante per me, dovrò semplicemente essere glaciale, freddo, perché io non sono capace di mentire su queste cose, proprio sono un pessimo attore. Dunque, alcuni singhiozzi, Steve Barbour si soffermò a lungo e con attenzione sul viso immobile e allontanandosi scuote la testa. Sua moglie Emily, che lo seguì, bisbigliò che Henry Thorndike avrebbe fatto meglio a non vantarsi del suo lavoro, perché gli occhi di Tom si erano aperti. Quando era cominciata la funzione erano chiusi e lei personalmente era andata a controllare. Sembravano due occhi normalissimi, non come ci si aspetta dopo 2 giorni, no? Perché dopo 2 giorni gli occhi dovrebbero essere velati, torbidi, da 2 giorni dalla morte, perché gli occhi sono fra le prime parti del corpo che si decompongono, no? In quanto essendo
troppo acquosi, no? Troppo fragili. Quando Fred Peck arriva a questo punto, si interrompe, come se non avesse intenzione di continuare. Ormai l'ascoltatore si rende conto che lo aspetta qualcosa di sgradevole. Qui cioè, ci mettiamo al di fuori della narrazione, al primo livello della narrazione, no? Perché prima eravamo al secondo livello, cioè il chiacchierone del paese che sta lì a raccontare al visitatore del paese com'è andata la scabrosa vicenda. Invece, appunto, adesso ci si tira un attimo fuori, si descrive la situazione, no, del narratore Peck di fronte al visitatore, che razza di situazione si crea. Ormai l'ascoltatore, ma Peck rassicura il suo pubblico affermando che i fatti non sono così terribili come alla gente piace far credere. No, sono anche peggio. Nemmeno Steve dichiarò apertamente quel che forse pensava. E quanto al vecchio Johnny, è ovvio, lui non conta. Non conta perché la sa troppo lunga. Spetta a Luella Morse, la vecchia zitella nervosa che cantava nel coro, il primato di aver fatto precipitare le cose. Sfilò vicino alla bara come gli altri, ma si fermò a guardare più a lungo di tutti, a parte i barboni. Poi di colpo cacciò un urlo e cadde svenuta. Come ovvio, la stanza piombò subito nella confusione. Il vecchio dottor Pratt si fece strada a gomitate verso Luella e chiese dell'acqua da spruzzarle in faccia. Ma altri si fecero avanti per osservare lei e la bara. Johnny Doe cantilenò fra sé e sé. Lui sa, può sentire tutto quello che diciamo e vedere quello che facciamo e lo seppelliranno così. Ma nessuno, tranne Steve Barbour, perse tempo a decifrare i suoi mormorii. In pochi minuti Luella riprese i sensi, ma non riuscì a dire esattamente cosa l'avesse colpita. Tutto ciò che poté balbettare fu: è l'aspetto che aveva, l'aspetto che aveva. Ma ad altri osservatori il corpo sembrava sempre lo stesso. Era una vista agghiacciante, questo sì, per via degli occhi aperti e del colorito perfetto, no? Qua possiamo trovare un eco del racconto precedente, quello della mummia, no? Perché in fin dei conti, ecco, c'è una somiglianza, un punto di contatto fra i due racconti, no? Che per il resto hanno un'ambientazione completamente diversa, ed è il tema della morte apparente, no? E degli occhi del morto che improvvisamente si aprono e rendono lo spettatore consapevole del fatto di non trovarsi di fronte a un morto, ma a un essere in certo modo ancora vivo. Poi la folla, eccitata, notò qualcosa che per un po' la distrasse completamente da Luella e dal corpo. Si trattava di Thorndike, sul quale l'improvviso clamore e l'agitazione della gente sembravano avere un pessimo effetto. Nel trambusto qualcuno doveva averlo urtato, perché era finito sul pavimento e cercava di mettersi a sedere. L'espressione della sua faccia era terrificante e gli occhi cominciavano ad assumere un'espressione vitrea, smorta. Non riusciva a parlare ad alta voce, ma il rantolo che gli usciva dalla gola conteneva una disperazione che non poteva sfuggire a nessuno, no? Cioè, la porcheria che si è iniettato per sbaglio da solo comincia a fare effetto, no? E comincia appunto a paralizzarlo progressivamente. Portatemi a casa presto, lasciatemi stare. Il fluido che mi è entrato nel braccio per errore agisce sul cuore. Questa maledetta eccitazione è troppo. Aspettate, aspettate. Non pensate che sono morto, anche quando lo sembrerò. È solo il fluido. Portatemi a casa, aspettate. Verrò più tardi, non so quando. Conserverò la coscienza per tutto il periodo. Saprò quello che succede. Non fatevi ingannare. No? E a questo punto uno potrebbe dire quasi una confessione del suo delitto. Mentre le sue parole svanivano nel nulla, il vecchio dottor Pratt gli andò vicino e prese il polso. Lo tenne parecchio tempo, poi scosse la testa. Non serve prestargli soccorso.
è andato, non aveva il cuore in buone condizioni. E quella roba che gli è entrata nel braccio deve essere terribile. Non so che cos'è. La compagnia sembrò annichilita. Un altro morto nella camera ardente, no? Due funerali da celebrare. Cioè, è il colmo pensare, no? E effettivamente è una situazione che nei racconti, nei film non si trova, non sarebbe interessante, no? Uno che muore durante una veglia funebre, una cerimonia funebre nella camera ardente, così ci sono due cadaveri. Solo Steve Barbour ripensò alle ultime parole di Thorndike. Era proprio morto, anche se lui stesso aveva detto di poterlo sembrare. Non sarebbe stato meglio aspettare un poco per assistere agli sviluppi? E a questo punto non conveniva che Doc Pratt desse un'altra occhiata a Tom Sprocchio prima di seppellirlo? Cioè, almeno uno ha mangiato la folla. Johnny il matto mugolava qualcosa e si era buttato su Thorndike come un cane fedele. Non lo sotterrate, non lo sotterrate, non è più morto del cane di Lyle Hopkins o del vitello del diacono Leavitt quando gli fece la dose. Si è iniettato una roba che serve a far sembrare morto uno che non lo è. Pare un cadavere, invece sente e vede tutto e il giorno dopo torna buono come prima. Non lo sotterrate, come farà a tirarsi fuori? È un brav'uomo, mica come Tom Sprocchio. Prego Dio che Tom soffochi nella fo fossa e si spezzi le unghie a furia di grattare contro il coperchio. A questo punto, no, è Johnny a rivelare tutto quanto, ma siccome è lo scemo del villaggio, nessuno gli crede. Situazione classica dei racconti di Lovecraft. La gente, il personaggio incolto o stupido che sa tutto, proprio perché è considerato incolto o stupido o tutte e due le cose, non viene considerato e di conseguenza le persone cosiddette normali non danno credito all'incredibile verità che lui possiede. Ma nessuno tranne Barbour prestava attenzione al povero Johnny. Anzi, quello che Steve aveva detto poco prima era caduto nel vuoto. L'incertezza regnava sovrano. Il vecchio dottor Pratt procedeva agli ultimi controlli e borbottava qualcosa sui moduli per i certificati di morte. E il servile Elder Atwood già proponeva che si preparasse una doppia sepoltura. Morto Thorndike, non c'era nessun becchino prima di Rutland. E farne venire uno da laggiù avrebbe comportato una spesa fantastica. Ma se non avessero imbalsamato Thorndike col caldo che faceva a giugno, beh, non si poteva mai dire. E non c'erano parenti o amici a opporre il loro veto, a meno che non ci pensasse Sophie. Ma Sophie era dall'altra parte della stanza e fissava in silenzio, in modo quasi morboso, la bara del fratello. Il diacono Leavitt cercò di restaurare una parvenza di decoro e fece trasportare il povero Thorndike nel soggiorno al di là del corridoio, mentre Zenas Wells e Walter Perkins furono mandati a casa dell'impresario per scegliere una bara delle giuste dimensioni, cioè preparano già tutto il funerale, anche per questo qua. La chiave era nella tasca del pantalone di Harry. Johnny continuava a piagnucolare e a carezzare il corpo e Elder Atwood si preoccupò di stabilire quale confessione appartenesse a Thorndike, perché alle funzioni locali non aveva partecipato mai. No? Naturalmente anche lui sarà stato seguace di dottrine segrete. Quando fu assodato che i suoi parenti a Rutland, ormai tutti morti, erano stati battisti, il reverendo Silas decise che il diacono Leavitt era più indicato a dire una breve orazione. Fu una giornata di gala per gli appassionati di esequie di Stillwater e dintorni. No? Cioè, riprende qua lo humor neo, no? Una giornata di gala, due funerali, una roba eccezionale per gli appassionati di esequie di Stillwater, cioè quelli che andavano ai funerali godendosela. Perfino Luella si era presa a sufficienza e poté partecipare. I pettegolezzi, mormorati o appena sussurrati, passavano indaffarati dall'uno all'altro, mentre il corpo rigido e sempre più freddo di Thorndike veniva composto.
E qui chiudo di nuovo, arrivederci.